18 anni di milanesiana, 18 anni di letteratura, di musica, di cinema, di scienza, arte, filosofia e teatro. Quest'anno una mostra tutta dedicata a Matera. Questo è un fatto che dà piena soddisfazione al direttore artistico e al creatore di questa opera d'arte che io credo sia la milanesiana, in quanto è un qualche cosa che si forma grazie al contributo di artisti, filosofi, scienziati, musicisti su un tema che quest'anno è la paura e il coraggio. E la soddisfazione più grande è che chi vedesse il simbolo della milanesiana, che è una rosa, si potrebbe domandare perché una rosa, perché in questa rosa c'è una sintesi di questa idea che io perseguo da anni di far dialogare le arti. La rosa è disegnata da Franco Battiato. Franco Battiato è un grande cantautore, ha anche scritto libri, è un compositore, ma è anche un fine pittore. Noi abbiamo organizzato una sua mostra, la Milanesiana, proprio all'Università dello Yulm. E quest'anno, nel viaggio a Matera, abbiamo voluto coinvolgere uno scrittore straniero, premio Goncourt, Tahar Ben-Jelloun, notissimo in tutto il mondo per i suoi romanzi e per i suoi saggi, portarlo a Matera, mostrargli in modo dettagliato e preciso, fargli vivere qualche giornata a Matera perché ce la potesse raccontare attraverso le parole, ma anche attraverso l'arte figurativa, dove Tahar Ben-Jelloun è un pittore eccellente. Quindi abbiamo rilanciato due volte Matera e rilanceremo sempre di più perché la vediamo con le parole della letteratura e col tratto finissimo del pittore. Ne sono scaturite 16 tele straordinarie, una Matera colorata, una Matera vista con un occhio di un marocchino, quindi un po' medio orientale, una Matera vivissima che ha entusiasmato il pubblico di Milano. Lui racconta la mia Matera che lui l'associa alla sua città, che è la città di Fez, dove mette insieme due elementi forti, importanti, che è quella della città dello spirito, i luoghi dello spirito e della spiritualità. La spiritualità di una città come Fez, legata all'Islam, è una città come Matera, una città sacra, una città di grande ispirazione cattolica che è legata alla religione cattolica della nostra città, della nostra Italia. Questi due mondi insieme lui trasmette questo messaggio universale di convivenza, di fratellanza, di comunione, di fraternità, quindi sono elementi forti di grande rappresentazione, quindi possiamo dire che oggi Matera, attraverso le opere da lui rappresentate con una vivacità di colore, con una intensità fortissima, di grande emozione espressiva ed evocativa della città di Matera, lui vuole mettere in risalto questi elementi forti, importanti di questa città unica, universale, che trasmette anche questo messaggio di fratellanza, di comunione, di religione, di solidarietà, che con questo messaggio che è rivolto a tutto il mondo. Quindi questo non può essere che un motivo di grande orgoglio per la nostra città, per la nostra regione. Attraverso questo personaggio unico e importante siamo qui a rappresentare, a testimoniare la nostra terra, la città di Matera e la Basilicata intera. È una collaborazione cui tengo moltissimo perché fa parte di un progetto molto preciso nella Milanesiana che è il viaggio in Italia. E la prima puntata di questa lunga collaborazione, che ormai ha raggiunto i 5 anni, è proprio stato un viaggio in Italia alla Fondazione Corriere della Sera con scrittori, registi, eccellenze che sono stati importanti per la regione o che sono nati in quella regione. Quindi così è nato questo viaggio, che poi è diventato un viaggio che si è più costituito e istituzionalizzato con l'intervento della regione APT Basilicata, cui devo tutta la mia gratitudine. È un'occasione importante che viene offerta a tutta la Basilicata, perché questa importante iniziativa, questo Festival della Cultura, del Cinema, della Filosofia, dell'Arte, pone le condizioni e offre la possibilità alla nostra regione di poter rappresentare il meglio e le bellezze straordinarie della nostra regione. Siamo qui in compagnia di un artista, di uno scrittore importante, conosciuto in quasi tutto il mondo,
per le sue opere letterarie non solo, ma anche per la sua sensibilità e la capacità di tradurre questi suoi aspetti, questi suoi sentimenti in opere pittoriche, che è Tar Ben Jaloun, con una mostra tra l'altro dedicata alla città di Matera. Cosa emerge da queste tele? Da queste tele emerge una sorta di dialogo tra le popolazioni, tra le identità che spesso non vengono riconosciute, perché quello che ci ha detto Tar Ben Jaloun, che era riluttante, era difficile per lui, che era stanco nella promozione andare a Matera, io premuto moltissimo perché vi andasse, perché la doveva vedere, non guardare sui libri, ha detto: non volevo andarci, appena ci sono arrivato mi sono sentito a casa. Questa è una cosa meravigliosa, quindi è riconoscere le proprie radici anche in un luogo che non è quello in cui sei nato, e riconoscere la bellezza, riconoscere una città che ha una storia lunghissima e che è ancora un mito contemporaneo e continua a vivere, tanto che Matera sarà la capitale della cultura, e tutti noi collaboriamo perché cresca e perché tutto il mondo ne abbia percezione e conoscenza. Quando noi lo abbiamo interessato, lo abbiamo invitato a venire in Basilicata a visitare questa città che è Matera, devo dire ci sono stati elementi un pochino di resistenza, perché ha fatto un pochino di conti per dire: devo arrivare a Bari in aereo, poi da Bari devo prendere una macchina per arrivare a Matera, devo trascorrere un'altra ora di tempo in macchina per arrivare in una città che non conosco, non so che cosa mi aspetta. Però lui oggi, in una sua dichiarazione, tutto questo l'ha raccontato e con grande onestà intellettuale lo ha detto, che ha fatto grande resistenza a venire nella nostra città, a venire a Matera, ma dietro nostra assiduo e continua insistenza siamo riusciti a convincerlo. Arrivato a Matera, lui è rimasto colpito, è rimasto stregato da questa città eterna, da questa città meravigliosa, che poi lui ha rappresentato con le sue opere, con i suoi quadri bellissimi, straordinari, che gireranno il mondo intero. In vista di Matera, capitale europea della cultura 2019, queste opere come possono inserirsi? Queste opere sono arte pura, quindi sono un ulteriore tassello di tutto quello che è passato a Matera, dal cinema, alla storia che ha con sé, alla letteratura e quindi anche all'arte figurativa. Io mi auguro che questa mostra sia una mostra itinerante, si sta già pensando di portarla negli Stati Uniti, stiamo dialogando con l'Istituto Italiano di Cultura e insomma, io credo che sarà l'inizio di un lungo viaggio per le opere di Tar e per Matera, che con la Milanesiana vedrà il mondo. I quadri che lui ha rappresentato, e quindi ha rappresentato Matera secondo la sua sensibilità, secondo il suo modo di vedere, le sensazioni che lui ha provato nel vedere questa città eterna, di vedere questa città scolpita nella pietra, oggi lui la racconta in maniera particolare, in maniera forte, evocativa, con colori e con immagini vivaci, mettendo insieme appunto questi due mondi, il mondo della sua città e la città di Matera, per far capire che ci sono luoghi che sono universali, sono luoghi che trasmettono quella spiritualità, come appunto lui dice, che è una spiritualità che non ti abbandona mai una volta entrato in una città eterna come quella di Matera. Fes, città della sua infanzia, ha trovato tante similitudini con Matera. Sì, j'ai eu un choc
Sì, effettivamente ho subito uno shock quando sono arrivato a Matera, era il mese di febbraio, una giornata bellissima, un cielo azzurro splendente e ho detto subito questa è la città in cui sono nato. Se mi viene Natale. Matera le ha fatto venire subito voglia di dipingere? Évidemment, j'aurais pu écrire un texte sur Matera. Sì, ovviamente avrei potuto scrivere un testo su Matera, ma sono rimasto talmente impressionato dalla forma delle case, dalla forma delle chiese, che ho immediatamente cominciato a disegnare dei bozzetti. Et après je me suis mis à peindre. Alors j'ai fait des esquisses. Quindi ho fatto quattro bozzetti a Matera e poi tre li ho realizzati poi a Parigi. De mémoire à Paris, chez moi. Quale preferisce di questi bozzetti? J'ai pas de préférence. Je pense que Matera m'a donné. Ovviamente non ho preferenze, però sicuramente questa città di Matera mi ha dato voglia di realizzare altre grandi tele che si allontaneranno ovviamente da Matera, perché qui avete una rappresentazione non fisica o reale di Matera, bensì una rappresentazione immaginaria di Matera. Però nel frattempo ho realizzato una tela di un metro su 1,50 m che si ispira a Matera. Qui s'est inspiré de Matera pour faire autre chose. Quando avremo il piacere di poter vedere questa tela? Purtroppo è già in casa di qualcuno questa tela è appoggiata appunto a una parete, però potrei chiedere loro di prestarmi questa tela per una grande mostra che organizzerò ad ottobre all'Institut du Monde Arabe a Parigi. Lei ha parlato di Matera come una sinfonia, vorrei sapere il suo orecchio come l'ha percepita. C'est d'abord le silence. È una sinfonia che si basa innanzitutto sul silenzio, il silenzio che è proprio a città appunto che sono incastrate con le case tutte incastrate una nell'altra, però è un silenzio anche molto vivo, non è il silenzio della morte ma è il silenzio della vita ed è per questo motivo che ho voluto parlare di sinfonia, perché è un silenzio molto vivo che riflette la vita che c'è all'interno delle case. Ha anche detto che la forza dello spirito governa sia la sua città Fès come quella di Matera. Volevo sapere se si può disegnare lo spirito. C'est un état d'être. Je vois par exemple que à Fès. Lo spirito è naturalmente un modo di essere, uno stato, e a Fès c'è una grandissima università e c'è anche la più grande moschea di Fès. E ho notato che a Matera ci sono molte chiese dove appunto si celebra lo spirito. Quindi la chiesa o la moschea non sono soltanto luoghi di preghiera, ma sono luoghi in cui si ricorda all'uomo la mortalità del corpo e l'immortalità dello spirito. Qui rappelle à l'homme la mortalité et l'immortalité, la mortalité du corps et l'immortalité de l'esprit. Matera sarà capitale europea della cultura nel 2019. Che messaggio sente di dare alla città? Che suggerimento sente di offrire a Matera? Elle est déjà prête parce que j'ai vu déjà. Penso che Matera sia già pronta, infatti ho visto che ci sono molte aspettative fra la popolazione, ho visto appunto la popolazione della città è pronta e comunque devo dire che anche i luoghi circostanti sono veramente magnifici, quindi Matera dovrà sì celebrare letteratura eccetera e la pittura, ma anche la vita, il teatro e il cinema, perché tanti film sono stati girati a Matera, sarebbe una bella cosa riproiettarli. Perché ci sono dei film che sono stati tornati là, sarebbe bene di rivederli. PT sta mettendo in campo delle azioni importanti che riguardano due elementi fortissimi, di collegare le due porte nord e sud della Basilicata, Milano è la porta nord d'ingresso per la Basilicata e Palermo è la città del sud per d'ingresso per entrare in Basilicata, quindi le due porte nord e sud si uniscono in un unico luogo che è la Basilicata. Stiamo portando un po' alla volta già in questi primi passi Matera in viaggio per l'Italia, quindi continueremo e sempre in nome di questo dialogo tra le arti e tra le eccellenze di tutto il mondo che sono presenti
in questa 18ª edizione della Milanesiana, con cui abbiamo festeggiato il nostro essere maggiorenni, ma con una cosa meravigliosa che è proprio questa mostra alla Galleria Iannone.